come direbbe Guido Meda, pecco c'è! Pecco c'è! L'Italia c'è insieme a Bezzecchi! Pecco vince! Francesco Pecco Bagnaia vince il Gran Premio d'Olanda nel circuito di Assen! Perché c'è Pecco! Pecco è tornato, speriamo. Terza vittoria stagionale come Fabio Quartararo e c'era un altro, mi sembra, ma non mi ricordo chi, ma forse è solo Fabio. Ci siamo, ragazzi! Come direbbe il nostro Manzi, invece. Pecco è tornato. La Ducati Lenovo è tornata. Anche Bastianini. Ragazzi, c'è Pecco. Clamoroso questo Gran Premio d'Olanda. Dopo gli ultimi due o tre che non erano divertentissimi, non neghiamocelo oggi. Quartararo centrale, esce Spargarò. Poi Quartararo, ragazzi, sempre in quella curva, curva 5, si è anche fatto male, non si è fatto niente. Però comunque non è stata una bella caduta, perché poi si vede la moto che praticamente impenna, si riabbassa in penna e vola. Pazzesco quello che è successo a Fabietto. E ha centrato, ragazzi, Aleix Espargaró. Dovete sapere che io provo una forte simpatia per Aprilia e per Aleix Espargaró. Infatti io, ragazzi, a parte che io tifo gli italiani, principalmente in MotoGP, poi cazzo se ce la vale, grazie, la tifavo male. In questo momento mi sento più di tifare Pecco rispetto magari che Bastianini, ma dovete sapere che io ho una forte simpatia per l'Aprilia, che oggi fa terza e quarta, ma poteva essere, secondo me, ve lo dico, almeno seconda e terza, perché Aleix Espargaró per me lo prendeva. Oggi la macchina fantastica, veramente l'Aprilia dopo anni bui, cioè ricordiamo dopo 22 anni è tornata a vincere in top class, non aveva mai vinto in MotoGP, mai vinto. E Aleix Espargaró ha fatto una rimonta pazzesca al 15° a 6°, non è vero, perché nell'ultima curva si fa Binder e Miller, Miller che va anche lungo e Binder, ragazzi, che passa e arriva quarto dietro a Maverick Vinales, primo podio in carriera con Aprilia. Ha finalmente trovato il feeling giusto. Ha trovato il feeling giusto e Vignale, secondo me, potrebbe mettersi non nella lotta mondiale, perché è impossibile, però nella lotta per fare rompere le palle. Proprio detto chiaro e tondo, rompere le palle. Ci sarà, ragazzi, vi voglio portare un video sul mercato, c'è stata anche stamattina proprio, madonna, l'ufficialità che Alex Marquez affiancherà nel 2022, Fabio Di Giannantonio nel 2023, Fabio Di Giannantonio nella Grigini, non me lo aspettavo onestamente, proprio Alex Marquez mi sarei aspettato più un Takaki Nakagami, soprattutto perché Alex Marquez, cacchio, c'è il fratello, cosa vuol dire, noi vai in aprile a formare il secondo team, vai in Ducati, scusate, anche Marquez, boh. Comunque, l'Aprilia, ragazzi, che fa un'ottima gara. Ducati, ragazzi, di Martina, arrivata settima. Peccato, perché Martina stava facendo una super gara, ma vogliamo parlare. Pecco Bagnaia, io all'inizio pensavo che la perdesse, perché ormai è praticamente un rituale che si vede ogni settimana. Quartararo, curva 1. Parte sempre meglio, questa volta forse è partito leggermente meglio, ma non di tantissimo. Bagnaia deve migliorare le partenze, perché le fa buone, ma contro uno disumano le partenze delle quali fa il suo punto di forza. Le partenze Quartararo devi cercare ancora di migliorarti. Mentre ad esempio se ci fosse stato un Aleix Espargaró, mettiamo caso, sì, te la potevi cavicchiare qua, devi migliorare, Bravo Pecco comunque che fa una super gara. La Ducati, ragazzi, ancora torna al successo, veramente quest'anno è un bell'anno per Ducati, solo che vi posso dire una cosa, vedo leggermente mancare in alcune circostanze Martin. Allora, non so cosa abbia avuto, perché poi io ho tremato, io mi sono già vista in faccia Brad Binder che vince il Gran Premio dell'Olanda. Gran Premio d'Austria? Sei tu, infatti tutti stavano iniziando a accendere le moto, ragazzi, d'acqua, stavano iniziando a farle partire, in caso si switcha la macchina, la moto, pit stop, manco un Ferrari proprio. Sto Ferrari 5 secondi più o meno a switchare, perché praticamente devi saltare da una macchina, da una moto, non so perché ho detto macchina, all'altra moto, veramente qualcosa è pazzesco. Mi sono visto Brad Binder che va con le slick, vince il Gran Premio dell'Olanda. Comunque Brad Binder era KTM, sta facendo un buon anno, perché Oliveira sì, è il master ovviamente dell'acqua, lo sappiamo,
Però anche nell'asciutto quest'anno si sta migliorando. Bravo Oliveira. Comunque, Pecco Bagnaia che domina. Arriva secondo Bezzecchi, primo podio in carriera per lui. Beh, mamma mia, veramente, non ho mai visto tutta questa esultanza. Cioè, manco Quartararo quando ha vinto il mondiale, manco Valentino Rossi. È proprio sulla Valentino Rossi, alla VR40, Sky VR46, ma la moto, anche se è una Ducati, è una Desmo 16, ma comunque è col team di Valentino. Conquista il primo podio per il team di Vale, conquista il suo primo podio in carriera. Marco Bezzecchi, che io mi aspettavo. Marco Bezzecchi, posso dire che è un qualificatore della Madonna, però poi nelle partenze perdeva sempre tanto. Oggi mi sembrava andato molto indietro, invece no, è stato molto bravo, ha tenuto più o meno la stessa posizione e alla fine è arrivato secondo. C'è anche da dire una cosa, il contatto iniziale tra Mir e cosa, ragazzi? Tra Mir e Marini, non so perché mi stava sfuggendo, mamma mia, sono cagato perché praticamente Marini e Mir si incrociano praticamente, uno sta andando all'altra dove c'è l'altro. Mamma mia, non si è spaccato niente in modo incredibile, peccato oggi Marini. Marini, ragazzi, posso dire che è troppo in alcuni casi discontinuo, veramente. Secondo me oggi poteva fare una buona gara, invece arriva solamente 17esimo, peccato. O comunque veramente grandissima gara, Bastianini. Purtroppo, ragazzi, sì, inizialmente forse ho anche leggermente pensato che potesse vincere il mondiale, però si vede, Bastianini deve ancora crescere, bestia, perché non è come magari Pecco Bagnaia, che a parte quando la butta giù, ma comunque non è come Pecco che una volta magari ti fa primo, l'altra volta ti arriva in quinta posizione, no, lui ti arriva un po' più giù, non è un qualificatore perché non è un animale da qualifica, è un qualificatore, ragazzi, veramente quest'anno ci vedo MotoGP e Formula 1 la stessa cosa praticamente, MotoGP, Ferrari, Ducati, Lenovo uguali, Charles uguale Pecco Bagnaia, Carlos Sainz, Jack Miller, sembra praticamente la stessa, solo che Carlos fa leggermente meglio rispetto a Jack. Poi Yamaha, chi ce l'avevo? La Yamaha... forse, ma neanche l'Alpine perché è impossibile. Forse McLaren, Morbidelli che Daniel Ricciardo, purtroppo. E ragazzi, Quartararo che è Lando Norris. C'è tantissima Formula 1 quest'anno, ma comunque, alla fine la vince Pecco molto bene. Noi ci vediamo anche domani, ragazzi. Voglio portarvi più video sul MotoGP e sulla Formula 1 perché questo canale vi anticipo, inventerà solo F1 e MotoGP. E potenzialmente anche F1. Comunque, grandissima gara a parte i nostri. Facciamo una grande gara. 1, 2, Marquez. Affanculo Marquez. Merck Vignales dietro a Bezzecchi e Bagnaia. Veramente top 4. Tutta italiana tra piloti e moto, poi tanto veramente in MotoGP c'è un dominio italiano, veramente ti parlano italiano, a parte gli italiani, ma anche Aleix Espargaró, Maverick Vinales, veramente tutti italiani. Quartararo è pure originario, sembra il Jean Alesi della situazione. Comunque sono contento, però Pecco purtroppo è ancora quarto al mondiale, ha messo giù troppe volte. Comunque cercherà di rifarsi. Questo 0 di Quartararo aiuta, però è ancora tanto dietro.